disse l'autore Immanuel, figlio dell'onorevole Rabbi Shlomo, il ricordo del giusto sia di benedizione. Dopo che erano trascorsi 60 dei miei anni e i segni premonitori della morte veloce avanzavano, ecco che all'improvviso chiuse il suo giorno un uomo vivo, generoso, stirpe di santi, che era più giovane di me. Ed io, vedendo ciò, fui colto dal timore e dissi: ahimè l'intelletto che si dilegua, come potrei non arrossire e vergognarmi, io che sono stato empio, che ho peccato, commesso colpe, fatto errori, che sono affondato nel fango dei flutti del tempo, che ho ingannato il Signore e gli uomini, che ho moltiplicato colpe e prepotenze più di tutti coloro che mi hanno preceduto. Ecco, improvvisamente mi chiamano a salire, mi sollevano sulle spalle, mi trasportano, e coloro che mi chiamano per nome mi cercano e non mi trovano più. Qual è la provvista che ho preparato per il giorno della separazione, per la mia anima devastata? E cosa potrò dire? Come giustificarmi? In che sperare? Se non sarò preceduto dalla pietà di chi perdona ed è misericordioso. E mentre meditavo in cuor mio su queste cose, mi bruciava il cuore nel petto e si aprivano le cateratte delle mie lacrime e si liquefacevano come acqua i miei ruggiti. Feci un lutto grande e pesante, pensando che il futuro della mia anima desolata sarebbe stato rovinoso, poiché ero stato asservito all'istinto, e dissi: dove sei dunque, o Daniele, uomo infidiabile, e dov'è la tua sapienza? Magari lo sapessi e ti ritrovassi, e venissi alla tua altezza e ti interrogassi, e tu mi facessi sapere e mi saziassi del torrente delle tue delizie, e mi facessi conoscere la durata dei miei giorni e la fine, e mi mostrassi il luogo del mio riposo e del mio giacere. Sprofondavo nel fango dei flutti del dolore, mentre il mio pianto sgorgava come un torrente, e passavo notti alimentate da dolori e sospiri, quando ecco che un timore grande e tenebroso cadde su di me e una visione profetica mi apparve in sonno. Io, forse, mi trovavo presso un corso d'acqua e il mio cuore mi usciva e mi ritornava in petto come l'immagine del lampo. Alzai gli occhi e vidi. Ed ecco un vento grande e forte che soffiava e si rinforzava, che spaccava i monti e frantumava le rocce. E dopo il vento un terremoto del cui boato rimbombavano gli orecchi e bolle d'acqua scendevano dai miei occhi. E dopo il terremoto un fuoco e una voce di silenzio ed una luce sette volte quella del sole. Ed ecco, passò davanti a me un vecchio coperto da un manto, il cui aspetto era come quello di un angelo del Signore. Vedendolo, ne fui scosso, ammutolii e caddi a terra per tutta la mia statura. Vedendo che tutte le forze mi avevano abbandonato, l'uomo mi disse: perché sonnecchi? Forse non è questo il riposo che ti chiedo. Alzati, perché questa non è la quiete. Oggi ti farò trovare conforto e si dileguiranno la pena e l'angoscia. E mentre lui mi parlava, mi ritornavano le forze e toccavo il lembo del suo mantello e leccavo e baciavo la polvere dei suoi piedi e dissi: te, mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, io e il tuo popolo, dimmi il tuo nome. E lui mi disse: io sono Daniele, l'uomo invidiabile. All'inizio delle tue suppliche
avvenne un fatto per mostrarti cose grandiose ed enigmi che oggi io ti mostrerò con immagini e con segreti. Apri i tuoi occhi e guarda e considera la cosa ed esamina la visione, poiché io sono stato inviato e sono qui per te. Sono uscito per insegnarti e per illuminarti l'intelletto. Approfondisci le domande o innalzale, poiché io non potrò indugiare. E io gli dissi: ti supplico, Signore, di farmi conoscere il mondo che non ha fine e l'inferno che da ieri è preparato per i reprovi, e di farmi conoscere il luogo delle mie tappe quando sarò morto, e quale residenza mi costruirete e qual è il sito del mio riposo. Attirami ed io correrò dietro a te. Ed egli mi disse: farò come tu hai detto. E l'uomo mi chiese: dove ci volgeremo all'inizio? E io gli risposi: il Tofet, l'inferno, sarà il primo, e l'Eden, il paradiso, sarà la fine. Il vento non passerà tra noi, poiché il luogo al quale ci volgeremo è una terra arida, ombra di morte, desolata, chiamata Valle dei Corpi Morti. Ed io lo afferrai al lembo del mantello
mentre pensieri di paura calavano su di me in quel procedere. E nel nostro andare discendevamo e la strada era impervia, piena di difficoltà, di fumo e di sentieri tortuosi. Là non si vedevano che lampi e tuoni e non si udivano che grida come di partoriente, urla come di donne al primo parto. E chiamai quel giorno, giorno dei traghetti. Giungemmo infine a un ponte pericolante sotto cui scorreva un impetuoso torrente e come se il torrente strappasse e rapinasse il cuore di chi lo guardava, la mia anima cominciò allora a mancarmi. Al capo del ponte c'era una porta e là una spada infuocata e roteante. E l'uomo mi disse: questa si chiama porta della caduta delle foglie. Quanti si separeranno dal mondo e nell'inferno troveranno accampamento, volgono qui il loro volto. Per un'ora o due non ci scosteremo di qua e vedremo miriadi di quanti vengono a mancare al mondo e vedremo come gli angeli della morte li scortano ad una terra deserta, ombra di morte. Poi li interrogheremo circa le reti in cui sono caduti e tu conoscerai quale sarà la loro sorte. Non c'è da meravigliarsi della loro pena e della sostanza del loro male e del loro dolore, poiché sono una generazione di ribelli, figli in cui non riporre fiducia. Perciò la spada degli angeli entrerà nel loro cuore. Ed essendo noi seduti là, scolorando voci di paura, ecco, udimmo grida sconvolgenti, voce di gente che urlava: siamo rovinati! E quando si avvicinarono, vedemmo una schiera di angeli della morte che avanzavano trascinando i corpi di migliaia e di centinaia e passando per la porta dicevano a ciascuno: figlio dell'uomo, che ti sei saziato delle delizie del mondo e che hai ingannato Dio e gli uomini e che ha infranto la legge morale, ecco, vomiterai ciò che hai inghiottito e mieterai ciò che hai seminato. Riceverai la mercede delle tue opere. Chi sta per entrare, entra. Chi vuole uscire, non uscirà. E coloro che erano trascinati e trasportati gridavano con voce amara e gemevano del gemito della persona trafitta, consapevoli che avrebbero succhiato veleno di aspide. E l'uomo mi disse: hai visto il gregge degli erranti che sarà bersagliato dai dardi dell'inferno? Ancora tornerai e fra poco vedrai dannati, la cui moltitudine è più delle stelle del cielo. E come passammo ponte, giungemmo nelle viscere della terra e coloro che mi vedevano mi chiedevano: perché hai aperto la breccia? Quale violenza ti sei fatta? E nel luogo di profonda oscurità vedemmo una grande pira le cui braci erano braci di fuoco e delle fiamme di Dio. Il suo rogo era come il fuoco di molta legna che non si spegneva né giorno e di notte. E l'uomo mi disse: questo rogo che arde come torrente di zolfo è per le anime che sono sprofondate nel male. Se desideri sapere il nome dei malvagi che vi si trovano e i loro argomenti, osserva i nomi che portano incisi sulla fronte. Quando guardai fra le fiamme vidi, e là ecco uomini di Sodoma e Gomorra. Là c'era Aristotele svergognato e ammutolito perché credeva nella preesistenza dell'universo. Là c'era Galeno, l'archiatra, perché ebbe la sfacciataggine di parlare contro Mosè, signore dei profeti. E là
c'era Platone, sommo dei pensatori, perché disse che i rapporti di appartenenza e le specie hanno realtà esterna all'intelletto, e considerò le sue parole come parole di profeta. E là c'era Ippocrate, perché era di scienza ibrida ed occultò i suoi libri di medicina. E là c'era Avicenna, che fu oggetto di scherno e derisione, poiché disse che in tempi remoti fu possibile che l'uomo non fosse generato da uomo e che la nascita dei monti era avvenuta per via naturale. Fosse ammutolito. E quando partimmo di là, vedemmo una pentola bollente all'estremità di un gruppo, e dentro ad essa c'erano rame, ferro, stagno e piombo. E una voce diceva: metti al fuoco la pentola, sistemalo sui carboni ardenti e prepara delle fiere sbranatrici. Ecco una schiera di adultere il cui peccato le ha cacciate in trappola. Non vollero vivere per la vita eterna e saranno oggetto di rovina. Stava ancora parlando ed ecco donne desiderabili che passavano al sud come i turbini che si scatenano nel Negev. Quelle si coprivano vergognose e desolate e gemevano tutte come gli struzzi delle oasi. Le loro lacrime scorrevano sulle gote e si lamentavano con voci di colombe e si battevano il petto. Ed ecco una schiera di angeli del mare che le gettava nella pentola bollente e le stendeva lì dentro, come si fa con la carne nella casseruola. E una voce potente urlava loro: non avete voluto le dolcezze celesti? Eccovi un pozzo di dannazione, laccio, terrore e trappola. Mangiate e saziatevi del prodotto dell'abisso che sta sotto. Di là partimmo ed ecco una fossa profonda, depredata, svuotata e annientata. In essa c'erano leoni e leopardi e scorpioni maculati. Mi disse l'uomo: questa si chiama terra dell'oblio, o con altro nome abisso infimo, ed è il luogo dei giocatori di dadi, coloro che hanno detto: Dio non vede. Il sangue di costoro merita di essere versato, e perciò la mano del Signore si abbatte su di loro nell'anima e nel corpo, poiché si sono rivolti al cielo come se fosse un azzardo e hanno benedetto Dio con la bocca e col cuore quando tornavano sconfitti dai loro progetti. Perciò esse misurano la loro azione nel loro stesso grembo e non riceveranno pietà nel giorno del giudizio. Ai Dios del cielo, Deo Abraham, ai Dios del cielo di Sacrado, Thank you.
come partimmo di là, vedemmo circa 150 uomini intrappolati nei lacci dell'inferno. E quando considerai le loro fisionomie, li riconobbi, poiché erano i capi delle loro casate. E mi meravigliai enormemente per la gravità della loro pena, rammentando la loro elevata posizione ed il loro splendore e le loro buone opere e le loro beneficenze, in quanto erano i capi di coloro che parlavano in tutti i luoghi, intelligenti e noti, uomini di fama. Allora interrogai il mio interlocutore per conoscere la loro vicenda e che cosa aveva causato la loro punizione, ed egli mi rispose: questi erano i grandi della loro generazione. Come essi dovevano, senza badare ai sentimenti, raccogliere argento per rafforzare la fabbriceria del tempio e riparare le sue brecce. Al contrario, mandavano per pregare davanti al Signore ogni crapulone vizioso che aveva profanato la santità di Dio, e davanti ai popoli commettevano immoralità, e parlando durante la preghiera con gli occhi ammiccavano e con i piedi battevano. Un asino arrotolava i rotoli della Torah, un malvagio recitava l'allel sulla propria bramosia, elevava la voce, faceva partorire le gazzelle e non sapeva se benediceva o se malediceva. E chi sentiva la loro preghiera diceva con disprezzo: che cosa è questo belare che mi arriva agli orecchi? E come dovevano scegliere un celebrante i cui granai fossero pieni di sapienza e traboccanti da cima a fondo, la cui bocca e cuore fossero alla pari, i cui pensieri fossero rivolti all'Eterno, che non facessero parte del popolo degli avidi e che non avessero desideri smodati, che non fossero dediti alla superbia e che, temendo Dio, si fossero tenuti lontano dal male. Sceglievano invece un uomo ipocrita e malvagio come Gehazi il leproso. Come può essere degno di fungere da celebrante un uomo ignorante, colmo d'ira, che non capisce una parola di quanto recita, i cui padri non sono stati al monte Sinai, che benedice il rapace e disprezza l'Eterno? Si può forse inviare davanti a un principe un uomo che non parla con giudizio e le cui parole sono dissennate? E perché non si vergognarono di mandare davanti al re, re dei re, ogni persona d'animo impuro e satura di inganni che trascina il peccato col fine della vanità? Se avessero una questione davanti ad un dignitario, sceglierebbero un uomo ricco di moralità, che sappia consigliare e dare istruzioni, che per salvarli dalla trappola perorasse la loro causa. Come potrebbero scegliere dal popolo un vitello di Geroboamo che stesse davanti all'arca pieno di confusione? Non ci si può stupire se per loro si avvicina il malanno e non dar loro che brividi l'apprendere la notizia. Thank you.
E avvenne che quando uscimmo dall'inferno e si smarrivano i miei pensieri, i loro volti e le loro ali erano separati, i nostri visi erano rivolti ad andare in paradiso. Non appena partimmo dall'inferno, subito giungemmo ad una scala piantata nella terra, la cui cima toccava il cielo. E come fummo ai suoi gradini più alti, là si manifestò a noi la divinità, e là vedemmo un nuovo cielo e una nuova terra. Là non v'era puzzo o marciume, bensì una terra purificata e sacra, e gradi erano preparati per le anime sante, inferiori, secondi e terzi. Là c'era la luce completa che i sapienti chiamano luce, sette volte la luce dei sette giorni, poiché era tanto bella e tanto buona che in essa non c'era chi fosse stanco o debole. Là le anime pure, che erano legate al nodo dell'immortalità, splendevano dello splendore del firmamento ed erano quali luminari. Là c'erano le anime dei poveri innocenti, là c'era la vita eterna, là c'era eterna felicità e giubilo senza fine, là c'era Sara che abbracciava Isacco suo figlio, là c'erano i primi pii come la sabbia del mare che non si può calcolare né contare, che stavano con le corone sui capi, abiti di salvezza e manti di giustizia erano i loro abiti. Stavano in gioia, in letizia, in giubilo e in canto e godevano della bellezza e della maestà di Dio. E avvenne che mentre eravamo in movimento per le vie dell'Eden e contemplavamo le virtù degli uomini di sapienza, vidi uomini pieni di decoro e maestà alla cui bellezza il sole e la luna si oscuravano, dando loro il passo nel mondo degli angeli. Non ne riconobbi alcuno e interrogai l'uomo che parlava con me per saperne qualcosa, ed egli mi rispose: costoro sono i pii delle nazioni del mondo, che furono forti nella loro sapienza e nel loro intelletto e salirono i gradini della scala della sapienza secondo le loro possibilità. Non furono come i loro padri, generazione ribelle e perversa, ma investigarono con il loro intelletto chi fosse il datore di forme e chi il creatore, e dal nulla Ain al Ce, Yesh, li aveva fatti uscire e condotti a questo mondo, e quale era il fine per cui li aveva creati. E quando costoro interrogarono i loro padri ed ebbero meditato le loro risposte, si accorsero di essere nudi e disdegnarono la loro fede e decisero di indagare fedi estranee. E quando ebbero investigato tutte le fedi ed ebbero trovate in ciascuna di che rafforzare le loro basi, le loro mani divennero salde e disdegnarono le fedi diverse da questa. Non dissero: rimaniamo nella nostra fede, poiché essa è tradizione passata dei nostri padri alle nostre mani, ma scelsero fra tutte le fedi le opinioni che erano giuste e sulle quali gli uomini di sapienza non avevano divergenze. Adottarono queste posizioni e ad esse furono fedeli, e a tutte le cose che le nazioni disprezzavano, costoro girarono la cervice ma non il viso. Ed intorno all'argomento di Dio benedetto costoro dicevano: a dargli un nome il nostro cuore trema e teme, poiché ogni popolo lo chiama con un nome diverso. Noi diciamo: sia il suo nome quello che è. Noi crediamo al primo increato veritiero e che fa vivere, che fu, che è, che sarà, che ha creato il mondo quando lo stabilì la sua sapienza, occulto al mondo per la sua luce abbagliante che non si esaurirà e non si indebolirà. Non c'è limite alla sua intelligenza, che ha pietà delle sue creature, che nutre come un pastore che pascola le proprie greggi, che ci chiamerà a sé nella nostra morte e che ci accoglierà nella sua gloria.
su sverro culo, rambana mia. Quando salimmo sugli alti gradini dell'Eden, vedemmo una cosa che ci fece restare stupefatti. Vedemmo uomini che in vita erano stati belve, malvagi per il cielo e per gli uomini, che erano morti trafitti dalla loro malvagità, e il cui sangue fu versato come acqua e la cui carne fu concime. Vedendoli splendenti dello splendore del firmamento, la loro altezza giungeva al cielo e il loro capo toccava la nube, dissi in cuor mio, ecco, Dio ha perdonato il peccato di molti, ma colpisce i peccatori. Allora interrogai l'uomo che parlava con me per conoscere il perché fruivano di quella preziosa posizione. Ed egli mi rispose, questi uomini hanno peccato, errato, commesso colpe, e per le loro colpe perirono immaturamente, si riempirono di afflizione perché cadevano per mano di uomini violenti e finivano trafitti e pugnalati nelle tane dei leoni e sui monti di leopardi, insieme abbandonati agli uccelli del cielo e agli avvoltoi dei monti. E quando giunsero all'amarezza della morte, ricordarono in cuor loro tutto ciò che avevano fatto di male e accolsero l'amarezza come un atto d'amore divino, sapendo che la morte avveniva secondo giustizia ed onore. E la morte fu loro gradita più della stessa vita al pensiero di meritare qualcosa di ancor peggio e che proprio la morte li liberava da più amaro castigo. In quel momento dimostrarono con la bocca e col cuore gioia e diletto per aver ricevuto nel mondo che finiva parte del riscatto dei loro debiti. Non si adirarono per la loro persona, e l'essere la loro morte crudele ed amara fu considerata come corona, prezioso diadema sul capo delle loro anime. Perciò ebbero merito per questa morte e questo grado elevato. Dietro di noi e una voce si udiva in lontananza che diceva: qui è giunto Immanuel, è tempo di gioire. E David, sentendo che ero arrivato, mi corse incontro e mi diede il suo saluto. La cetra e il decacordo erano in sua mano e la terra brillò della sua gloria. E David mi disse: benedetto colui che viene nel nome del Signore, sei dunque tu quello che toglie la ruggine dalla superficie delle mie perle, e mi abbracciò e mi baciò, e come aderisce la cintura ai fianchi dell'uomo, così mi strinse dicendomi: tu mi hai onorato
in quanto hai commentato il libro dei Salmi e hai mostrato nei tuoi commenti le sue doti lodevoli e hai spiegato le sue parabole che fin lì erano vergini e non conosciute da uomo. E per mezzo di uno fra quelli che erano là, David mandò a chiamare i commentatori che avevano spiegato i Salmi perché portassero il loro commento. E vennero tutti, per ordine di re David. Giungendo, si inginocchiavano davanti al re e gli davano il saluto e si prostravano a terra 7 volte. E disse David ai commentatori che gli stavano davanti: ognuno reciti il Salmo, sorgerà il Signore, si disperdano i suoi nemici e fuggano i suoi odiatori dalla sua presenza. Ognuno scopra i suoi sottintesi e i suoi argomenti, come vedranno i suoi occhi. Allora sorsero e ognuno di loro cominciò. Uno diceva in un modo e l'altro in un altro. E disse David: costui dice questo è il mio commento e costui dice questa è la mia innovazione. Ma fra di voi non c'è un consolatore che mi dia sollievo. Allora sorse David e mi baciò sul capo dicendo: costui è il contenitore della mirra. Costui ha scoperto il segreto di questo salmo e non vi è rimasta né allusione né esoterismo dalle travi del soffitto alla base che egli non abbia rivelata. Egli cominciò a spiegarlo ed egli lo terminò e mi ordinò dicendo: davanti a tutti spiega il salmo. E così feci. Non occultai d'esso alcuna cosa e nulla tenni celato. E quando essi udirono i miei commenti e la loro elevatezza, considerarono nulla la loro fama. Allora David ordinò ai commentatori di onorarmi e mi onorarono. E come se io fossi stato il loro re e il loro messia, in questo modo mi resero omaggio. Thank you.
avvenne che, essendo in quell'onorevole consesso, vedemmo 10 baldacchini coperti di drappi di porpora e di scarlato e con l'interno rivestito di oro fino. Ogni pietra preziosa ne era copertura, zaffiro era il loro pavimento e là stavano troni elevati, ricoperti d'oro fino, intarsiati d'oro e incastonati di madreperla e corone preziose, segno di maestà e di onore al cui confronto si offuscava la luce del sole. E io dissi, per chi sono questi baldacchini preziosi e i troni e le corone onorevoli? E mi rispose Daniele, uomo desiderabile, per la tua vita. Questi sono per i 10 giustiziati nel regno. Ed io dissi, e dove sono dunque quelli per contemplarne il volto? E mi rispose Daniele, sono partiti da qui con il sar Michele, ed eccoli inginocchiati e supplici, davanti al Signore Dio di Israele. Prega per il resto che si trova, che egli faccia germogliare un Redentore, un Goel. E poiché hanno visto l'umiliazione di Israele, che è ribelle, non danno tregua a Dio finché non manifesti uno spirito dall'alto che avvicini loro del riscatto, finché non prepari e non ponga Gerusalemme sulla terra di lode. Desideri vedere i 5 onorevoli baldacchini destinati ai tuoi amici che sono ancora vivi? Io risposi e dissi, per la mia vita se lo desidero. Magari tu mi mostrassi la loro gloria, il loro splendore, la loro preziosità. Ah, se tu mi facessi conoscere i loro nomi e in cosa è grande la loro forza, allora ne sarei consolato. Ed egli mi disse, alza gli occhi e guarda, considera la cosa ed esamina la visione. Io alzai gli occhi e vidi, ed ecco 5 baldacchini straordinari, belli a vedersi e solidi. C'erano corone d'oro fino e normale, ed egli mi disse, questi ragguardevoli baldacchini designano la sorte dei servi del Signore e la loro giustizia che sono il sigillo sulla tavola del cuore del tempo. Il primo baldacchino, ove si trova gioia e letizia, uscirà in sorte al prefetto Tizio di Perugia. Benedice, o Signore, la sua forza e gradisci l'opera delle sue mani in merito a tutta la sua perfezione che giunge fino al suo collo, dalla testa fino al coccige, che fa da chiusura da una parte all'altra. Perciò sarà gradito davanti al Signore. Il secondo baldacchino all'onorevole Tizio, capo dell'esercito, che si avvistò alla vita del mondo futuro quando stette sulla breccia per il popolo del Signore, per il suo eroismo fu secondo soltanto a Giuda Maccabeo. Egli colpì 2 Ariel e tolse l'onta da sopra Israele. Il terzo, al Sar Ravtizio, il suo cuore ti è simile, che ti ha amato, ti ha benedetto, ti ha fatto crescere, poiché ha posto la sua anima in mano. Ha raggiunto come un leoncello ed afferrato la sua preda e la terra ha tremato di fronte alla sua ira. Ha fatto retrocedere i nemici di Giuda e Beniamino, da qua e da là, fino a che si è calmata l'agitazione del mare delle peripezie. Egli ha operato per Israele innumerevoli salvataggi graditi al Signore, più di un bue e di un toro. Non ci crederai quando sarà raccontato. E l'aspetto del quarto, maestoso nel baldacchino, è simile al Figlio di Dio e spasima per salire nel grado più alto, predisposto per lui fin dal tempo della creazione. Egli è il maschil Tizio, figlio di Caio, che ascenderà i gradini della scala finché non stenderà la mano a prendere dall'albero della vita e vivrà in eterno. E il quinto baldacchino per il maschil Tizio della città Tizia, che fece dimenticare i poeti dell'epoca con le sue poesie che ci mostrò, che vennero in nostra mano delle quali godemmo. La sua elevatezza salì al cielo, al di sopra dei poeti del tempo pose il suo seggio. I poeti del mondo non riescono a comporre poesia come lui e non potendo farlo al suo cospetto sono considerati nullità, meno di 0. Fu forte, col meglio delle sue argomentazioni e risposte e con la limpidezza della sua lingua e dei suoi ragionamenti
su tutti coloro che erano venuti prima di lui. Ciò che benediceva era benedetto e ciò che malediceva era maledetto, e quello che la sua lingua non lodava non era lodato. E non c'è nessuno come lui che elabori la poesia che si propaga come fuoco. Egli possiede la poesia penetrante e gradevole in lingua ebraica, cristiana ed araba, e nessun estraneo può uguagliarlo. Egli ha la mano esperta l'attenzione, egli sparaglia tutti.
Dopo di ciò Daniele mi disse: desideri vedere i baldacchini importanti che sono pronti per le eccellenze del mondo? E mi mostrò dei baldacchini il cui materiale era zaffiro e la loro coperta d'ogni pietra preziosa. E continuò dicendo: sono per i pii, eccellenze del mondo, che videro l'opera del Signore e contemplarono la sua azione e raccolsero tutte le qualità desiderabili. Su di loro si sono dette cose egregie, perciò non c'è da meravigliarsi se hanno accesso nel palazzo del Signore. E avvenne che trovandoci in quel onorevole consesso mi disse Daniele: per la tua vita un gran dono ti ha fatto il Signore quando ti ha mostrato le cose mirabili del passato e del futuro. E tu hai visto nel consesso dei santi e dei profeti che formano schiera nell'Eden, giardino del Signore, e nella schiera dei malvagi che sono scesi in luoghi terribili e la loro anima è in mezzo ai leoni e meditano ma sono abbattuti. Ma costoro non ti hanno mostrato tutto ciò del cielo solo perché sono i figli del mondo, che sappiano che gli eventi arriveranno su di loro. Perciò ricordati tutte le cose viste, che per memoria scriverai in un libro che porrai a fianco dell'arca affinché lo conoscano i posteri. Ed ora, per il tempo che tu vivrai, gridi la tua gola, fa conoscere agli uomini della tua generazione ciò che hanno visto i tuoi occhi e ciò che hanno udito le tue orecchie. Io, Daniele, che all'inizio delle tue suppliche sono uscito per illuminarti nella conoscenza, affiderò il tuo spirito al Creatore, che in grazia della sua misericordia ti assolverà dai peccati. Tu volgiti a destra o a sinistra e va al termine e riposati e fronteggia la tua sorte fino alla fine dei giorni. E avvenne che quando terminò di parlare disparve i miei occhi e non lo vidi più. Lo cercai e non lo trovai, e mentre ero nel più profondo turbamento e per trovarlo vagavo alla sua ricerca, mi destai dal sonno e, rammentando le cose che avevo visto durante la visione, fui sbigottito e temetti e tremai per la mia anima e mi risvegliai dal sonno della vanità. Affrettai la mia mano a scrivere ciò che avevo udito e visto e non fui scarso né abbondante nell'uso della mia forza. E al Signore, che gioia del mio giubilo, rocca della mia forza, mio rifugio e mia certezza, che mi rassicurò sui seni di mia madre e mi trasse dal suo ventre, sia gradita la mia espressione e faccia sì che tra i maggiorenti del suo popolo io riversi come pioggia il mio insegnamento e le mie parole lascino traccia sulla tavoletta dei loro cuori, che io sia come colui che suona per i morti, come chi grida alle ombre. Ed ecco, le mie mani protese al cielo, finché la mia anima sarà in me, avrò il merito di studiare e insegnare, osservare ed eseguire. E nel mio futuro il favore di Dio sorreggerà la mia destra e mi conforterà e porrà in onore il mio riposo, dove mi incontrerò con coloro che assolvono i molti come le stelle in eterno.
e femmina merda, e in secola d'adorà, e non schianche Israele, e gli dite, Ievola con Israele, e gli dite, Ievola con Israele, e gli dite, Ievola.